amici, colleghi e persone comuni. In tanti sono arrivati in Campidoglio per dare l'ultimo saluto al regista Bernardo Bertolucci, scomparso a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia. Tra i primi ad arrivare alla Camera Ardente, Vittorio Storaro, che ha curato la fotografia di quasi tutti i film di Bertolucci, premiato anche con l'Oscar per L'ultimo imperatore, che lo ha ricordato commosso. All'inizio era un compagno di lavoro, poi un fratello, ma quasi immediatamente è stato un maestro per me. Tra gli altri sono arrivati gli ex sindaci di Roma Walter Veltroni e Francesco Rutelli, la senatrice ed ex ministro della Difesa Roberta Pinotti, il sindacalista della CGIL ed ex segretario FIUM Maurizio Landini, i registi Mimmo Calopresti, Mario Martone, Paolo Taviani, Citto Maselli e Stefania Sandrelli, che ha ricordato il suo essere paterno nei suoi confronti. Anche se lui aveva una personalità più filiale che paterna, per quello che mi ricordo io di lui, era però paterno con me, assolutamente, e mi ha proprio teso una mano e mi ha fatto fare un percorso in avanti. E quando delle personalità così gigantesche, come ripeto, Pierpaolo Pasolini, Ermanno Olmi, Bernardo Bertolucci vengono a mancare, parlo di artisti italiani, si diventa più poveri e questo bisogna che i giovani lo sappiano. Roma si prepara a ricordare Bertolucci con un'intera giornata a lui dedicata e aperta al pubblico, il 6 dicembre al Teatro Argentina di Roma, ha detto il vice sindaco e assessore alla crescita culturale di Roma, Luca Bergamo, mentre Fulvio Lucisano, presidente della Lucisano Media Group, ha fatto sapere che il film Novecento, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, tornerà nelle sale del gruppo per omaggiare il maestro.